allora, allora si spiegherebbe un'altra lettura ancora di questa scena, lo stupor. Non li aveva notato che lei fa tutto questo stupro depressivo, eccetera, eccetera, poi si tira su e ha questo sguardo, sì, no, da strega, da matta, dice: ti sei spaventato? Cioè, come se fosse stata una specie di prova, di mettere alla prova l'altro. Reggi questa cosa? Ma mi sembra così, insomma. La vecchia, adesso tu la conoscerai, la vecchia storia degli struzzi. Vabbè, quello... Raccontala. Vabbè, insomma, è una storia che comunque conoscete sicuramente, almeno da Piero Angela, ma insomma c'è un discorso per cui nel rapporto uomo-donna si può svolgere una dinamica che consiste, che è proprio cimentare, mettere alla prova la resistenza e la tenuta dell'altro. Se posso permettermi, direi che questa è una cosa che fanno in particolare le donne. Lo saprai tu? Non so, mi risulta così, adesso voi smentitemi se potete. Che fanno in particolare le donne? Come se questa risposta dell'uomo alle provocazioni, che sono a volte sanguinose, terrificanti, fanno paura, mettono in crisi, uno pensa di essere arrivato di non farcela mai, dopodiché, come appunto nella scena dello stupor, con un gran sorriso tutto finisce, perché è come se la prova fosse superata. Adesso la storia di Struzzi era un pensiero e un'ipotesi per cui questa è la trasformazione nella realtà umana, il trasportare nella realtà umana quello che è un processo di selezione che negli animali si svolge attraverso la forza fisica, attraverso la prestanza, per cui se uno struzzo non riesce a inseguire, a raggiungere la femmina, non si accoppierà e quindi verrà escluso da questa possibilità. In biologia, negli animali, la cosa si svolge così. Forse per noi, considerando che la nostra qualità maggiore non è la forza fisica, la prestanza, la velocità o che altro, ma la nostra qualità primaria è la fantasia, la vitalità, l'intelligenza, allora le donne mettono alla prova questo per assicurarsi per assicurare un'evoluzione della specie. È molto frustrante per una donna quando l'uomo non raccoglie le provocazioni, perché noi andremo a nozze con le provocazioni. È veramente una goduria, e invece quando voi non ci date il terreno per poterle sperimentare fino in fondo. Sarebbe un gioco al massacro. Sarebbe un gioco, no, al massacro. Però poi no, muore là. Non è al massacro, questa era l'osservazione della collega, che in questo film, si spera, in un rapporto sano, questo è un gioco che può arrivare a livelli anche estremi di grande durezza, di scontro vero, reale e profondo, ma non è mai un massacro, non arriva mai a una dimensione realmente distruttiva. Voi frenate prima, noi affonderemmo di più, credo. È una dialettica difficile, molto sottile. Anche perché se no il gioco al massacro, no, noi lo chiamiamo psicodinamicamente il rapporto sadomasochistico. Allora, era una connotazione patologica, questo, sì, sì. Era anche così una battuta leggera, diciamo. Forse quello che voglio dire è che questo gioco, questa dinamica è per la riuscita dell'altro, è per farlo venire fuori bene, per farlo diventare bello, bravo, buono e capace. Il gioco a massacro non è per la riuscita. Quindi ti metto in crisi, ti porto al limite delle tue possibilità e anche oltre, perché tu riesca. La finalità che l'altro dovrebbe essere in grado di cogliere, naturalmente, se è stupido non se ne accorge e si spaventa. Ma se non è stupido, capisce che la finalità di quella donna è: voglio che tu riesca. Nel gioco a massacro non c'è questo, voglio che tu non riesca. E allora sì, certo, questo è vero. È difficile che venga colta così, però comunque non c'è una buona evoluzione, purtroppo sì, accade molto. Ci proprio nella mia pratica clinica quotidiana lo vedo, è molto difficile che l'uomo possa cogliere questo gioco, se vogliamo, insomma, che non è necessariamente al massacro, è proprio una dinamica di relazione. Sì, un collega lo chiama sempre, dopo la quarta volta li fa: beh, e la quinta volta? Sì, sì, sì. Ti sei già fermato? Sì, sì.
non è distruttivo, mi pensavo. No, così no. Non lo so, mi pare che questo sia stato proprio un bel finale. Quest'anno il corso è stato caratterizzato più che altro da questi dibattiti, queste domande così vive, così partecipate, che hanno sempre aggiunto una umanità, un calore in belle. Più, una marcia in più alle cose, insomma. E io a questo punto direi... Sì, volentieri, sì. Sempre col microfono però. Professoressa, lei in apertura di questa seduta diceva che l'animale si accoppia perché c'è l'estro della femmina, no, che l'uomo no, segue altre sempre. E questo fatto è alimentato dal cervello, no? No? È così. In che senso alimentato dal cervello? Cioè questa sessualità protratta che non è legata al che non è legata all'estro, è perché c'è il cervello che alimenta il sesso, la seduta sessuale. Io direi è tutta l'identità, è l'identità umana che è diversa, insomma, da che quella dei mammiferi, sì. Che chiaramente si lega come organo al cervello umano, che ha delle caratteristiche, però se fosse a livello invece mentale, psicodinamico, perché noi siamo riusciti... Cioè, non è solo un fatto fisiologico, come diceva lei, no, che c'è un riempimento, no, no. E c'è uno svuotamento, quella dinamica là. No, è un discorso... No, è un fatto... di cervello o di identità umana, proprio come è fatto, sì. L'essere come identità fatto l'essere umana, sì, volevo fatto, dire così, sì, perché altro discorso enorme, ho cercato di dirlo malamente, ma insomma, che noi non abbiamo probabilmente un corredo istintuale come ce l'hanno i mammiferi, nel senso che non procediamo perché abbiamo comportamenti istintivi, procediamo per una realtà interna che è sempre un movimento di tutta questa personalità, di tutto questo essere umano, però non definito soltanto come la capoccia razionale. Sì, volevo dire questo, sì. Che ha detto lei. Quindi la sessualità è un movimento verso l'altro, dovrebbe esserlo, insomma, non è certamente un fatto solo biologico, sì. Sì, volevo dire una cosa piccolissima, visto che nessuno ha raccolto la provocazione del dottor Panzera sul fatto che è tipicamente femminile, no? Il fatto di mettere in chiusura, volevo raccoglierla io. No, perché in effetti è vero, cioè, pensandoci, in effetti è una cosa vera. Allora pensavo, ma non può essere che, insomma, storicamente... all'uomo è sempre stata riconosciuta un'identità, no? E mentre alla donna mai, cioè l'identità della donna storicamente non c'è, non si sa bene quale sia, insomma. E allora mi veniva da pensare, non è che la donna in un certo senso intuisce che questa identità dovrebbe essere vera, dovrebbe essere più reale, più profonda, più vera, e cioè la donna intuisce che quella dell'uomo dovrebbe essere più reale, più vera, e allora la pretende. Cioè, questa identità che è sempre esistita, no? E in realtà la donna dice, vabbè, tutti dicono che tu uomo questa identità ce l'hai, ce l'hai sempre avuta, è forte. Questo è verissimo, anche molto e bello. Poi, guarda, anche perché sì. Penso che poi di fronte a questa provocazione che la donna fa, se l'uomo resiste, la donna sta meglio, effettivamente è più felice, insomma, no? Poi magari va in crisi, però se c'è questa resistenza, se l'uomo dimostra di averla davvero, certo. E profondamente questa realtà interna, effettivamente poi tutto funziona. Ma insomma, mi piaceva pensare che fosse anche un discorso storico. Bello anche quello che dici, perché è vero che non è che la donna non abbia una sua... Sì, l'identità della donna è sempre stata messa un po' da parte, è sempre stata subalterna o secondaria. Quello che tu proponi è interessante, cioè pensare che nel rapporto, ovviamente, la donna pretenda dall'uomo che lui, uomo, realizzi un'identità che negli uomini è carente. In questo senso aveva ragione la signora. Perché... gli uomini sono sempre stati stupidi, tonti,
per tutto ciò che riguarda la realtà psichica. Quello è un mondo delle donne, dove le donne si muovono in una sicurezza, con una sapienza che gli uomini non hanno, perché gli uomini sono forti, razionali, ricchi, tutto quel che volete, e stupidi, fondamentalmente, e profondamente stupidi. Quindi da una parte c'era tutto il discorso della selezione naturale della specie, del maschio, eccetera, eccetera, ma è vero che per fare un rapporto che funzioni un uomo deve, come dire, prendere dalle donne questa sensibilità, questa intelligenza non razionale, questa capacità di capire una realtà psichica invisibile. Ed è vero, purtroppo, che molti uomini questa cosa non ce l'hanno. Vabbè, insomma, cercheremo di recuperare. Storicamente sì, a nostra difesa devo dire che, insomma, vabbè, insomma, niente, non c'è difesa, basta. Sì, il microfono. Io mi chiedevo in questo, se a questo punto, visto che, insomma, relazione a quello che diceva lei sull'identità dell'uomo, se storicamente l'identità dell'uomo è stata in qualche modo schematizzata come abbiamo visto negli ultimi millenni, insomma, sì, il lavoro della ricreazione dell'identità maschile, cioè nel senso, se l'identità della donna non c'è stata finora, o meglio, è stata dimenticata o non considerata o addirittura negata, quella dell'uomo, secondo me, il suo percorso è come se fosse un po' più difficile, nel senso, perché forse la tua identità, in cui tutti gli uomini, nell'identità maschile è sguazzata in questi ultimi millenni, deve essere totalmente ricreata, quindi cambiare quella che finora è stata l'idea di un'identità maschile, sia per l'uomo che per la donna, e ricrearla totalmente. Quindi secondo me il percorso è un po' più difficile, non voleva essere un'accusa, però come dire, no. Il lavoro di un uomo in questo, secondo me, è grosso, come se la donna dovesse ricominciare da zero, un po' brutto dirlo, nel senso è a recuperare, a cogliere quello che gli è stato negato, a quelle caratteristiche femminili che abbiamo notato che ci sono, mentre l'uomo è come se dovesse acquistare l'identità maschile e cogliere da quell'identità femminile negata in passato. Non so, sono stata un poco chiara, però è molto giusto quello che la dici. È dura, però, insomma, spero possibile. È dura, anche perché quella che era un'identità che poteva servire fino a 100 anni fa, per cui se un uomo era forte, razionale, capace, potente, andava benissimo, certo, portava il pane a casa e già quello era molto, insomma, non morire di fame andava bene. Tutto quello che... Oggi questa identità, diciamo sostanzialmente fondata sulla coscienza e sulla ragione, serve a poco, le macchine ci forniscono tutto, le cose sono avviate e quindi l'uomo deve muoversi su qualcos'altro, non è più la forza fisica, la prestanza o chissà quale prestazione in termini materiali che l'uomo deve realizzare, deve recuperare quello che le donne hanno maneggiato più o meno bene, consentitemi di dirlo, da sempre, ma che invece gli uomini non conoscono, proprio per un'ignoranza nel senso letterale. Quello che dice è bello, insomma, speriamo di recuperare in fretta, che devo dire. È come se l'affettività, amate come l'affettività, sensibilità, un'intelligenza in senso emozionale, se possiamo chiamarla così, come se non dovesse, cioè per la maggior parte della gente che senti non dovesse appartenere all'uomo in sé, non se lo può permettere quasi, no? Quindi, insomma... No, sono pienamente d'accordo che in fondo le donne con la loro negazione di identità comunque qualche cosa limite in termini di altra identità e nuce forse ce l'hanno e quindi hanno già una direzione in cui andare togliendo la loro notevole violenza nel rapporto, mentre per gli uomini il problema è di riconoscere quello che è stata sempre detta un'identità come una pseudo-identità, o diciamo un'identità che funziona bene con le cose ma non con la realtà umana, quindi buttare una cosa alle ortiche e ricominciare ex novo. Non è che si sta proprio al punto di in cui non ci sia fatto niente, però veramente è un doppia cosa. Il primo anno che abbiamo fatto qui il corso, dopo c'erano le tesine, e le tesine a volte sono veramente pazzesche, veramente molto divertenti, e c'erano alcuni studenti maschi che avevano fatto tesine sul tema che cosa piace a una donna in un uomo, e avevano poi tutti scaricato un po' la stessa cosa su internet, che però era molto divertente, non so, di qualche comico, in cui si diceva, beh, le donne cercano sempre l'uomo più forte, no?
E quindi si può dire che le donne fanno sempre una ricerca sulla realtà maschile, però bisogna, diciamo, vedere come definiscono questa forza. Esatto. E questo comico dice: beh, le donne vogliono quello che ha più soldi, che ha più influenza, certo, che mi fa avere la casa più sicura, il posto più avvinzato, insomma, cioè, mi mette pure nel Parlamento, queste robe qua. E quindi, come dire, una definizione di forza, di influenza in termini visibili, sì, materiali. Sì, ma io penso che le donne forse hanno generalmente una capacità di ricerca anche più raffinata, che ci viene negata e che ci neghiamo, in cui magari cerchiamo un altro tipo di forza. Cioè un uomo che ha una intelligenza che non è essere astuto o di essere più forte del branco, l'animale alfa, o più ricco, ma che in qualche maniera ha un rapporto con la realtà che gli funziona particolarmente bene. Allora là diventa una però, ricerca femminile affascinante. Adesso, per dire quanto è vero quello che ha detto lei, cioè, c'è una piccola storiellina di un ragazzo, di un paziente che vedo, che ho seguito per poco tempo, che seguo da poco, che viene da una storia, appunto, è un ragazzo normale che ha fatto le cose che hanno fatto tutti i ragazzi, le uscite con gli amici, le bevute, le chiacchiere sulle donne, rapporti non brillanti, le sue scopate più o meno leggere o più o meno impegnative. Poi è stato portato, poi ha trovato una ragazza con cui ha fatto una storia, è andato a farsi una vacanza e i cari amici, nonostante che questa storia se la vivesse in un modo, insomma, abbastanza intenso, i cari amici se lo sono portato fuori, poi l'hanno portato da una prostituta, poi l'hanno fatto fare tutto un bel giro, poi lui è tornato e si è ammalato, ma si è ammalato di brutto, perché lui con quella cosa ha negato quello che si stava vivendo. Poi è venuto, si è ammalato, ma si è ammalato veramente, ha sviluppato una patologia di tipo, era convinto di avere tutte le malattie possibili e immaginabili, proprio, ma per 6 mesi è stato angosciatissimo. Poi è venuto fuori, banalmente, lui amava questa ragazza, ha fatto una cosa che non gli tornava, che non avrebbe mai fatto, però gli amici, gli uomini, con la nostra grande sensibilità, lo portano a fare questa scampagnata, lui stupidamente ci cade, perché non si accorge, perché non sa che significa, perché non si è reso conto, ma ci si ammala. Insomma, adesso pian pianino sta uscendo fuori e comincia a capire. Ma per dire, la cultura, l'idea, l'immagine, l'identità dei maschi è questa, quella di appiattire tutto, svilire tutto. Per cui sì, c'è la donna, però andiamo, famo, che te frega. E per lui è stato un dramma terribile, da cui sta uscendo, del vero. Per cui è molto giusto quello che dici. E mi sembra il tuo non sia un commento sulla moralità o meno di andare... Assolutamente, a prossimo, lui è stato male perché ha negato se stesso. Una visione di identità. Lui aveva trovato qualcosa che non aveva mai avuto, si era innamorato. Non si può tradire se stessi, basta. Okay. Allora, diciamo, basta anche noi, con un certo dispiacere. Io ringrazio il dottor Panzera. Io ringrazio voi, qui finisce il corso, io ringrazio, e ovviamente del tutto necessario, il dottor Di Rossi, il signor Iascone e soprattutto il comitato di pari opportunità che ha reso possibile tutto questo, e ovviamente in particolare Carla Severini che ha reso possibile tutto questo. E non è sempre facile in questi tempi, insomma, e poi ringrazio voi, mi ha fatto un sacco piacere avervi conosciuti quest'anno.